Grazie Presidente. Ma ho ascoltato con interesse tutti gli interventi dei colleghi, anche quelli fuori tema, ma per carità qui dentro l'Aula è sovrana, per cui se il Presidente concede questa possibilità, lunga vita al Presidente. Insomma, cioè, la democrazia va ben oltre quello che i regolamenti a volte prevedono, quindi queste interpretazioni del grande apertura di visione democratica della vita assembleare non possono che essere accolte con favore. Io cercherò al contrario invece di fare un intervento a tema, ricordando che è chiaro che nell'ambito dello scibile umano ognuno può dare le interpretazioni che vuole, si possono leggere le cose in tanti modi. Non immaginavo che si potesse avere addirittura su un argomento così complesso, difficile e strettamente legato ai numeri un'interpretazione personale. Questo è una novità e credo che tutto contribuisca ad accrescere il patrimonio di ognuno di noi, fino a scoprire che su questa delibera di variazione, assessore, avete messo troppi zeri. Mettiamo anche degli uni e dei due, per favore, qualche volta, perché sennò troppi zeri a volte stonano. Poi magari ci accorgiamo che gli zeri fanno riferimento al fatto che su un bilancio triennale negli anni successivi non vengono apportate variazioni, per cui lo zero va messo. Battute a parte. A Roma diciamo, ma di che stiamo a parlare? No, noi romani abbiamo questo modo anche per sdrammatizzare, no, anche le situazioni. Stiamo parlando della variazione numero 3, innanzitutto, arriviamo a fine ottobre, dove delle tre variazioni fatte, una è l'assestamento che è un obbligo di legge. Quindi in realtà le variazioni che sono state fatte al bilancio di previsione 2019-2021 sono due, oltre la variazione obbligatoria legata all'assestamento. Ed eravamo stati criticati come amministrazione l'anno prima perché ne avevamo fatte troppe. Allora, assessore, facciamo una cosa, per l'anno prossimo ci attestiamo su una via di mezzo, visto che questo ormai è l'approccio. Altra battuta a parte, il de che stiamo a parlare si riferisce al fatto che Roma Capitale ha una spesa corrente intorno lira più lira meno ai 5 miliardi e un piano investimenti per il 2019 un miliardo e 30 e qualche, insomma, oltre il miliardo. Quindi parliamo complessivamente di un giochetto da 6 miliardi. Questa variazione sposta 30 milioni. Quindi già questo dovrebbe far capire che in termini di programmazione questa amministrazione non solo ha fatto bene, ma ha fatto benissimo, perché se alla terza variazione spostiamo delle cifre, tra le altre cose per la stragrande maggioranza coinvolgendo spostamenti e rimodulazioni a saldo zero, vuol dire che la programmazione questa amministrazione non solo la sa fare, ma la sa fare anche molto bene, soprattutto evitando di ricevere critiche. E questo purtroppo mi costringono, Presidente, era come Jessica Rabbit, la disegnavano così, a me mi costringono, no, mi disegnano così, soprattutto da quelle amministrazioni che i bilanci li approvavano a novembre, a luglio, quindi le variazioni erano insite nell'approvazione del bilancio che doveva ancora venire, erano bravissime a non fare variazioni, proprio non approvavano i bilanci per tempo e lavoravano in esercizio provvisorio in dodicesimi, e questo lo ricordiamo. Quindi il de che stiamo a parlare fa riferimento a una variazione che, se non ci fosse il tentativo politico continuo di dire che questa amministrazione lavora male, probabilmente poteva passare così tranquillamente in aula come un atto dovuto, un atto tecnico che continuamente fa monitoraggio sulla spesa e sulle entrate. Ho scoperto un'altra cosa e questo lo consiglio all'assessore, eventualmente vedendo se lì, come si chiama quel mercato nella Londra di fantasia di Harry Potter,
lì dove c'erano i maghi, si passa il muro e si accede a un quartiere speciale dei maghi dove vendono le sfere di cristallo. Perché lei sulle entrate ulteriori, lei deve fare previsione, cioè una cosa che non è prevedibile, lei la deve prevedere in qualche modo, perché se no non è abbastanza bravo. Quindi, oppure può fare una cosa, qualora si presentasse l'occasione di accertare nuove entrate, non lo faccia, perché così dimostrerà che ha programmato bene, prevedevo 100, ho accertato 100, poi se è arrivato 110, vabbè, lascio perdere, tanto non mi servono. Diagonale, è bravissimo, bravissimo. Amo Harry Potter, ma la memoria, insomma, a quest'età ormai fa difetto. Allora, il problema sulla programmazione fa anche necessariamente i conti con un concetto che se le nostre, chi ci ha preceduto, ma non voglio fare la critica perché sembra che uno voglia sempre rimangare il passato. Se fosse stato applicato quel concetto che è scritto anche nei pareri dell'OREF da un certo punto a questa parte, c'è una modalità, un concetto, una prerogativa che risponde a livello terminologico ad una parola, parola molto, molto bella, soprattutto è prudenza. Io credo che la parola prudenza sia un qualcosa che nell'amministrazione di una realtà complessa come quella di un ente come Roma Capitale debba costantemente risvegliare l'animo di ogni buon amministratore. Abbiamo scoperto che è sbagliato, per prudenza, fare degli accantonamenti su possibili perdite delle partecipate. Certo, era molto meglio continuare a finanziare dei pozzi senza fondo che nel tempo consumavano risorse dei cittadini, assumere personale anche con procedure allegre, chiamiamole così, nel passato, fare sì che i servizi ai romani costassero milioni in più, indebitando le società partecipate, facendo in modo che i bilanci non si potessero chiudere perché se no i libri sarebbero stati portati in tribunale, qualche volta succede. E adesso, se l'amministrazione prudentemente accantona 3 milioni, non 3 miliardi, 3 milioni per un ipotetico e generica copertura di eventuali perdite delle partecipate, oltre quelle accertate, questo effettivamente è un qualche cosa, caro assessore, che lei deve evitare di fare, e quindi nel momento in cui poi si dovessero manifestare queste perdite, fare un bel debito fuori bilancio, che è un qualche cosa che evidentemente piace tanto. Io vorrei dirle in chiusura cosa non c'è in questa variazione. Effettivamente qualcosa manca, caro assessore. Qui mancano, ad esempio, riferimenti a centinaia di milioni di debiti fuori bilancio per somme urgenze. Effettivamente qui manca. Sa perché? Perché lei non è capace a fare programmazione. Qui mancano miliardi, perché di quelli parliamo, di indebitamenti sulle partecipate. Lo sa perché? Perché le delibere di chi l'ha preceduta anche nell'esercizio del coordinamento strategico delle partecipate, in realtà si tratta di montagne che partoriscono i topolini. Si fa riferimento a tutta una serie di interventi che io vorrei fosse chiaro ai romani, probabilmente non appaiono così evidenti all'opinione pubblica, ma stanno mettendo questa amministrazione nelle condizioni di lavorare bene. Io sono convinto che nella parte restante di questo esercizio, nel prossimo esercizio e nei primi mesi quello che in teoria dovrebbe chiudere questa esperienza, io mi auguro che possa ovviamente continuare negli stessi termini, in realtà dimostrerà che lavorare bene
programmando e soprattutto facendo sì che le cose si facciano nel momento in cui vanno fatte, produrranno i loro frutti e anche grazie a questi interventi che non sono così evidenti, i romani non dovranno rimpiangere il fatto che ogni primo gennaio si alzano e pagano 200 milioni di IRPEF per i debiti che tutti coloro che ci hanno preceduto hanno accumulato fregandosene di quello che è una buona amministrazione di questa capitale. Grazie.